Carissimi fratelli e sorelle, buon ascolto di questa bellissima catechesi di Don Luigi Maria Epicoco. Essa è la continuazione della catechesi Dove incontri Gesù? Se non l'avete vista ancora, vi lascio il link in descrizione. Grazie e buon ascolto! Invocando oggi in maniera particolare il dono dello Spirito Santo attraverso Maria, perché ve ne accorgerete, Maria in questo secondo esercizio di realtà avrà un ruolo molto importante, molto cruciale. Per qualche istante ciascuno di noi invochi la presenza dello Spirito. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Dal Vangelo di Giovanni. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. La settimana scorsa abbiamo iniziato questa esperienza degli esercizi di realtà dicendoci che il lavoro di questi incontri è quello di eliminare Dio, ma non un Dio qualunque, ma il nostro Dio, quello che ci siamo inventati, quello che non risponde alle esigenze della nostra vita, quello che è frutto delle nostre frustrazioni, della nostra paura, della nostra insicurezza. E c'è necessità di fare questa cosa perché la vita spirituale è una cittadinanza della realtà, uno stare nel presente. Se qualcuno dice a che cosa dovrebbe servire la fede nella vita di una persona, a funzionare come persona. Cioè, se la fede non ci fa essere di più noi stessi, non ci fa vivere più intensamente quello che siamo, quella non è una fede buona. Cioè, se ci fa fingere di essere altre persone, magari noi siamo bravissimi a stare in chiesa, a pregare, a fare tutto questo e non funzioniamo come mamme, come papà, come medici, come studenti. Quella fede non serve a niente perché è una forma di alienazione. Solitamente noi lo scappare dalla realtà lo usiamo perché abbiamo difficoltà a stare dentro la realtà. Quindi usare l'alcol, la droga o la fede è uguale se ne facciamo questo uso, perché è uno scappare dalla realtà. Siccome io non riesco a stare dentro la realtà, allora ho bisogno di Dio, di inventarmi Dio, che mi tiene lontano dalla realtà. E quindi mi fa credere in cose che non esistono e soprattutto mi evita di scontrarmi con il reale, ma il reale è l'unico luogo dove io posso sperimentare qualcosa di vero, di concreto. L'amore non è qualcosa che posso costruire dentro la mia testa, è qualcosa che posso solo vivere, solo sperimentare. Ma ovviamente quando tu ti metti ad amare ti metti anche nel rischio di poter essere tradito, di poter essere lasciato, di poter soffrire. Cioè, scegliere la realtà non significa scegliere qualcosa che ti corrisponderà sempre, ma che a volte ti tira anche delle fregature. Siccome ciascuno di noi magari ogni tanto ha fatto esperienza di queste fregature, di questa sofferenza, tende a non stare più dentro la realtà. E noi siamo bravissimi a inventarci i modi per non stare dentro la realtà. La maniera più giusta di vivere la nostra fede è quella di riprenderci il reale, di riprenderci il presente. Per fare questo si fa con metodo. E ricordatevi che la lotta più grossa che noi facciamo quando vogliamo usare la nostra fede è contro il nostro egoismo, contro il nostro io, cioè contro il vero autore di ciò che ci fa alienare. Perché? Perché pur di far rientrare il mondo dentro i nostri schemi, noi siamo capaci di negare l'evidenza. Siamo capaci di distruggere il mondo intorno a noi, perché deve ruotare intorno a noi. Crescere significa capire che tu sei dentro il sistema, ma non sei il centro del sistema. E meno male, perché se noi fossimo il centro del sistema, questa sì che sarebbe una grande fregatura. Noi, grazie a Dio, funzioniamo perché il sole è al posto giusto. Se il Sole fosse a posto di Giove, per noi ci sarebbe un problema serissimo, perché si romperebbe l'equilibrio che ci fa vivere. Ciò che non ci fa vivere è proprio che dentro la nostra vita non si sa più chi è il Sole, cioè dov'è il Sole, che posizione ha il Sole, che nome ha il Sole dentro la nostra vita. Noi pensiamo che siamo liberi perché il Sole siamo noi, cioè ci siamo elevati a Sole.
Se la Terra si elevasse a Sole, non ci sarebbe vita, ci sarebbe solo morte nell'universo, o almeno nel nostro sistema. Non si chiamerebbe più sistema solare, perché non girerebbe più intorno al Sole. Quando noi diciamo che dobbiamo rimettere Dio al centro, non stiamo dicendo che dobbiamo rinunciare a noi stessi, alla nostra libertà, ai nostri sogni, ai nostri desideri, perché questa è la paura più grossa, che quando uno prende sul serio la fede è come se non si può più godere la vita. Noi stiamo creando le condizioni perché la vita possa accadere e poi te la puoi anche godere, perché se non accade nemmeno è tutta una finzione. Se l'amore non è una cosa che può accadere, tu te lo puoi immaginare all'infinito e tu continui a sentire il desiderio, il bisogno di qualcosa che poi alla fine non è reale, non corrisponde, non c'è. Ecco perché è una questione seria quella della fede. Non è la questione di riempire una chiesa o di far proselitismo. O di uniformarci a un'idea. Non è assolutamente questo, è riappropriarci di noi stessi attraverso l'unica maniera che noi conosciamo, che è quella che ci ha annunciato Gesù Cristo. E Gesù Cristo non ci ha annunciato una serie di regole. Dice: tu sei cristiano se segui queste regole. No, tu sei cristiano se ami e impari ad amare te stesso, gli altri e Dio. Questa è l'unica carta d'identità del cristianesimo. Ora, in questo percorso in cui stiamo tentando con tutte le nostre forze di ammazzare Dio, quello con la D minuscola, anche per chi ascolta questa registrazione, altrimenti magari si spaventa, questo percorso che noi stiamo facendo per liberarci dell'idea sbagliata che ci siamo fatti di Dio, ci ha fatti partire col primo incontro, che è l'incontro che aveva come tema l'ascolto. Se tu ami qualcuno, ci siamo detti, non ami l'idea che ti sei fatto di questo qualcuno, ami la sua voce, ami quello che pensa, ami quello che dice. E se tu ami davvero, devi imparare ad ascoltare quella persona. Nei rapporti, le amicizie o le famiglie finiscono per mancanza di dialogo, cioè perché non ci si ascolta. La fede è uguale, finisce per mancanza di dialogo, cioè perché non ci si ascolta. Se noi crediamo a volte perché entriamo in chiesa, vomitiamo su Dio tutte le nostre frustrazioni e poi ce ne andiamo, punto, ci siamo sfogati, basta. Non c'è reciprocità in questo rapporto, parliamo solo noi, siamo concentrati su noi stessi, punto. Come succede certe volte dentro le nostre famiglie, no? Che uno va lì e è talmente concentrato su se stesso che sembra che è l'unica persona al mondo che lavora, che è l'unica persona al mondo che ha problemi. Che è l'unica persona al mondo che soffre, che è l'unica persona al mondo a non essere capita, che è l'unica persona al mondo ad avere tutte quelle situazioni da dover affrontare. Amici, calma. Anche tua moglie ha bisogno di essere ascoltata, di sentire che magari ha un bisogno anche lei e che anche se non ti domanda nulla, forse ha bisogno di essere aiutata in quello che sta facendo. Che anche i tuoi figli che stanno lì, che giustamente tu gli porti il pane a casa, non sono semplicemente dei ricettori di soldi e di cibo, ma sono persone che vanno ascoltate anche nelle loro banalità, perché è il fatto che io parlo e che condivido, la comunicazione crea la comunione. Le nostre solitudini ci ammazzano. Il problema della fede è un problema di comunicazione. Se tu sblocchi il tuo rapporto di comunicazione con Dio, può darsi che sblocchi il rapporto di comunicazione con te stesso e con le persone che ti sono accanto. Se hai eliminato Dio dalla tua vita, è perché non parli né con te stesso né con le persone che c'hai accanto, perché le cose sono mescolate. Per questo motivo, quando si prende sul serio il cristianesimo, l'abbiamo ascoltato qualche giorno fa, no? Se hai un problema con tuo fratello, prima di presentare l'offerta all'altare, vai a risolvere il problema con tuo fratello e poi torna a presentare l'offerta. Quasi a dire, cioè, se non risolvi i tuoi problemi orizzontali, avrai per forza problemi verticali. Ma se non risolvi i problemi verticali, non avrai nessuna opportunità nei rapporti orizzontali. Noi siamo tridimensionali davvero. Abbiamo lunghezza, profondità, larghezza e sono tutte dimensioni che dobbiamo imparare a sviluppare. Settimana scorsa abbiamo recuperato una cosa importante, la parola, cioè ascoltare. E ci siamo detti che noi siamo ignoranti di parola e che se la nostra fede non funziona, molto spesso è perché noi non conosciamo la parola, cioè non sappiamo quello che pensa la persona che amiamo.
persona a cui vogliamo dare il titolo di sole del nostro sistema esistenziale, Gesù Cristo. Di Dio sappiamo cose vaghe. Fra i testi di André e il Vangelo per noi c'è molta affinità, ma a volte non riusciamo a capire che cosa ha detto De André e che cosa ha detto Gesù Cristo. Grazie a Dio De André era molto coerente con il Vangelo, quindi forse l'esempio non è azzeccato, ma le idee che ci costruiamo su Gesù sono quelle che poi alla fine ci deludono, perché Gesù dice sempre cose vere, anche se sono pesanti, anche se ci fanno soffrire, ma sono vere. E le cose vere te le senti sempre come corrispondenti. Ma qual è il rischio? Che di questa persona noi non ci possiamo prendere semplicemente la mentalità, il pensiero. A che cosa serve l'ascolto? A cambiare il nostro giudizio sulla realtà. Perché quando tu ascolti è come se assumi un punto di vista diverso che non è più il punto di vista delle tue emozioni e dei tuoi ragionamenti. È un punto di vista oggettivo, fuori di te, che ti aiuta a guardare le cose in maniera radicalmente diversa. Se tu prima ti sentivi ostaggio della vita, è perché eri ostaggio delle tue emozioni e dei tuoi ragionamenti, che arrivano fino a un certo punto. E che dopo che hai fatto l'autopsia di tutti gli avvenimenti, tu dici non sono felice comunque, è perché te la stai suonando e cantando da solo. Non c'è niente fuori di te che ascolti. Quella bellissima musica che ha potuto scrivere Vivaldi è qualcosa che ha scritto qualcuno e che va ascoltata ed è fuori di noi, non è dentro di noi. Se tu ti accontenti di canticchiarti dentro la tua testa un motivetto, questo è riduttivo rispetto alle bellissime musiche di Vivaldi, che vanno ascoltate e le orecchie vanno usate per questo. Ora, noi cristiani, se non recuperiamo la parola di Dio, siamo davvero perduti, perché ci siamo persi il punto di vista nuovo su cui guardare e su cui arrampicarci e la prospettiva nuova da cui guardare tutta la nostra esistenza. Ma questo non basta, perché se noi ci teniamo semplicemente una mentalità nuova, abbiamo ridotto Gesù a un insegnamento. Gesù ha una mentalità, Gesù ha una filosofia, Gesù ha una visione del mondo, Gesù ha qualcosa che è molto teorico, ma Gesù è una persona. Ciò che ti cambia l'esistenza non è la maternità è una parola, è un concetto, è il fatto che sei diventata mamma di quel bambino, cioè è il dettaglio di un volto che ti rende madre o padre o fidanzato o fidanzata o medico. Cioè tu non sei medico in astratto, un medico è medico quando esercita il proprio mestiere sul volto di qualcuno. È sempre nel dettaglio di una situazione che uno si realizza. Se il nostro cristianesimo rimane vago, dobbiamo amarci. Questa è una cosa vaghissima. Beh, chi vorrebbe dire il contrario? Che non dobbiamo amarci. Dobbiamo rispettarci. Populismo. Dobbiamo vivere bene, dobbiamo avere un buon rapporto con noi stessi. Tante cose che sono vere, ma sono vere in astratto. Che cosa significa che sono vere per me? Che sono vere ora, che sono vere negli occhi della persona che amo, che sono veri su quel libro che sto studiando, che sono veri davanti alla malattia che sto vivendo, che sono veri davanti a quella gioia che non mi fa dormire. Sono veri nel dettaglio, perché sono veri per me. Ecco, questo è il secondo passaggio. Da una mentalità che Gesù ci regala attraverso la parola e che ci forgia, perché la parola, se non si frequenta costantemente, non serve a niente, è un esercizio continuo. Tu sai che quella parola, se la frequenti ogni giorno, a un certo punto ti porta a una profondità di sguardo che tu non avevi e che poco poco lasci, subito ritorni indietro, peggio di prima. A me piace sempre dire che nella vita spirituale funziona così, che se tu eri al primo scalino e cadevi, ti facevi un po' male, no? Ma se nella vita spirituale sei arrivato fino al 10° scalino e poi cadi, ti fai malissimo. Era meglio non salirli quegli scalini. Nella vita spirituale funziona così, eh? Cioè, se non hai intenzione di avere costanza, non ti mettere a iniziare nemmeno, perché ti fai malissimo, ti distruggi. Perché una volta che hai sperimentato una cosa bella e poi te ne privi, stai malissimo. Non riesci più ad essere la stessa persona di prima. Era meglio essere banali senza evoluzione.
Sono stato sempre banale e banale voglio rimanere fino alla fine della mia vita. Vivo meglio. Ma se tu hai sperimentato una bellezza delle cose diversa da quella che era la tua banalità iniziale e poi torni ad essere banale, è distruttivo. Sei caduto dal decimo piano e non dal primo scalino. Come si fa a fare questo passaggio? È Gesù che ce lo indica. Ed è questo il motivo per cui abbiamo iniziato questo nostro incontro leggendo questo brano del Vangelo. Vorrei che ci calassimo dentro questo racconto seriamente. Il momento è drammatico. Gesù sta morendo sulla croce. E quindi sono le ultime parole che Gesù sta pronunciando. E suonano come un testamento. Sapete, le parole di un morente hanno un peso, perché se tu devi scegliere quali sono le ultime cose che tu dici, hanno un peso fortissimo su coloro che stanno vicino a te e che stanno accogliendo queste parole. E dice il Vangelo di Giovanni che vedendo la madre e lì accanto il discepolo che gli amava, cioè l'evangelista Giovanni, il discepolo Giovanni, disse alla madre: Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco la tua madre. Il testamento di Gesù sulla croce è questo: la propria madre diventa la madre di Giovanni, cioè la madre di tutti, perché Giovanni rappresenta noi. Gesù sulla croce fa questo, ci lascia una madre e noi diventiamo figli di questa donna. Non è una cosa banale, non è una cosa sentimentale, non c'è qualcosa semplicemente di commovente, è qualcosa di profondo. Gesù sceglie di fare questa cosa come ultima cosa sulla croce, quella di lasciarci una madre e quella di non lasciare sola la propria madre. Sentite come si conclude. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Ecco, una delle altre cause dei fallimenti delle nostre fedi, dei nostri cristianesimi, sta in questo, che in casa nostra non c'è Maria. C'è un'idea di Maria, c'è un'idea vaga di questa donna, c'è quel devozionismo banale. Non c'è questa donna, non c'è la maternità di questa donna. Se tante volte le nostre fedi non funzionano è perché manca Maria, manca una madre alla nostra fede. Quando tu sai che una cosa è giusta, ma quella cosa giusta non ti arriva attraverso l'amore di una madre, quella cosa sì rimane giusta, ma a volte ti schiaccia. Noi impariamo a essere uomini perché le cose serie della vita ci vengono date attraverso l'amore di una madre, che a volte non è manco la nostra perché magari non ce l'abbiamo, ma qualcuno che ci ama come una madre. C'è qualcuno che ci aiuta a darci la verità attraverso l'amore. Se al cristianesimo togli l'amore, rimane una verità bellissima, invivibile però, insopportabile. È come se tu non ti senti mai all'altezza di arrivare a quel livello e ti senti sempre frustrato e con i sensi di colpa. Una madre non è che ti fa cambiare questa distanza, ma ti mette in un atteggiamento completamente diverso, ti educa, ti fa crescere. Ti accompagna in questo cammino, non ti frustra, non ti schiaccia, non ti dovrebbe. Perché non è detto che basta essere biologicamente madri per dire che siamo le migliori anche, no? Ma la nostra fede senza Maria, cioè senza la maternità di questa donna, non funziona. Ed è troppo sbagliato pensare che Maria è semplicemente una bella statua nelle nostre chiese, nelle nostre nicchie. Qualcosa che dipingiamo agli angoli delle nostre strade. È troppo astratto questo. Sapete perché si faceva questo o si fa questo? Quando si è innamorati si fa così, si riempie i luoghi dove si vive delle foto di chi si ama. Ma se tu ti dimentichi che ami quella persona e trovi casa piena di queste foto, dici: ma sarà un po' paranoico questo, no? Si sente un po' perseguitato da questa persona. No, sta amando, e l'amore è fatto così, è eccessivo. E c'è senza misura l'amore. Ma soprattutto c'è qualcosa di più profondo in questo legame. La consistenza, cioè la carne di Gesù, il suo corpo, chi gliel'ha dato? Gliel'ha dato Maria. Se Gesù assomigliava a qualcuno, è sicuro che assomigliava a Maria, a propria madre. Perché lui è stato concepito per opera dello Spirito Santo. Questa è una cosa che non va spiegata. Capisci, c'è un mistero dietro questa cosa, ma c'è una parte di questo mistero che noi possiamo conoscere, che è Maria. È sicuro che quando tu vedi Gesù, vedi Maria, perché assomiglia a lei.
E quindi è attraverso questa donna che noi possiamo riappropriarci della carne di Cristo, cioè della concretezza di questa persona. Se la settimana scorsa ci siamo presi il punto di vista sul mondo, la mentalità, oggi questo esercizio di realtà deve aiutarci a ridare a questa mentalità un corpo, una consistenza. La nostra fede, se non diventa di nuovo una persona, non funziona. Quando qualcuno ci dice che cos'è il cristianesimo, è il rapporto con una persona di nome Gesù Cristo, non con una morale, non con una filosofia, non con un'ideologia, con una persona. E se questa persona ha un corpo, e ha un corpo, ha il corpo di questa donna, cioè la carne e il sangue di questa donna, assomiglia a Maria, è carne e sangue di Maria. Vedete allora che Maria ha questo ruolo di semplificare questo cammino della nostra fede, di avvantaggiarlo, di farlo rendere più possibile, più vero, più concreto. La gente, noi, la gente semplice, lo fa magari già senza rendersene conto, perché magari gli viene più facile dire un Ave Maria che mettersi a pregare direttamente Dio, perché è più facile rivolgersi a questa madre, anche se magari non la conosciamo fino in fondo. Ma questo esercizio serve a questo, di non dire semplicemente ho una madre, ma questa madre la voglio conoscere, non la voglio chiamare più madre, la voglio chiamare mamma. Cioè voglio stabilire un'affezione con lei, perché attraverso questa affezione con Maria io ridò consistenza a Cristo, alla persona di Gesù. Come si fa a far questo? Anche, vedete, gli esercizi di realtà sono delle proposte, no? Sono una sorta di metodo che ognuno poi deve avere la capacità di declinare dentro la propria vita, ma non sono dei metodi talebani, cioè questo è l'unico modo. No, è un modo efficace, perché è un modo sperimentato nella Chiesa per secoli. Quello che vi proporrò non è una cosa che mi sono inventato io, è una cosa che la Chiesa già vive da secoli, che magari ci siamo dimenticati, che magari non ne facciamo l'uso giusto, ma è una cosa che già qualcuno ha vissuto. È una preghiera che solitamente mettiamo in bocca, nel nostro immaginario ovviamente, alle vecchiette dentro le nostre parrocchie, come la preghiera non dei semplici, perché la parola semplice è bellissima, è la preghiera dei bigotti, è la preghiera del rosario. Il rosario non è una devozione fra le altre. Il rosario è un mezzo efficace attraverso cui noi possiamo ridare consistenza alla persona di Gesù Cristo, perché è un allenamento continuo a vedere Gesù con gli occhi della madre. Qual è la posizione migliore di guardare Cristo se non gli occhi della mamma, della madre? Un detto napoletano dice che ogni scarafone piace a mamma soglie, no? Cioè, Gesù è il più bello tra i figli dell'uomo, ma rimane bello soprattutto quando lo si vede dagli occhi della madre. Cioè la prospettiva migliore per guardare Gesù sono gli occhi della madre. È il lato migliore che possiamo prendere di Dio, è guardare la manifestazione di Dio, il figlio di Dio, con gli occhi della madre. Quindi Maria non è semplicemente lì a fare da riempimento a questa scena del presepe. Maria è lì per insegnarci qualcosa di importante, a cambiare lo sguardo. Se la parola ci ha cambiato la mentalità, il rosario, Maria, dovrebbe cambiare lo sguardo nostro su Gesù. Però nella nostra testa il rosario è contare le pecore. Dice, devo di 50 Ave Marie. Ora, dire 50 Ave Marie e immaginarmi delle pecore, cominciare a contare 1, 2, 3, 4, lo so, guardate che tutti siamo umani e tutti siamo passati attraverso i rosari soporiferi delle nostre comunità, dove uno si addormenta, ci mette tutto il trasporto che vuole, ma non resiste, no? Se tu vuoi fare scappare un ragazzino, un giovane, lo metti in parrocchia e gli dici, adesso diciamo il rosario, è finito, è finita. Perché? Perché quello che passa è il calcolo, quello che passa è la meccanica del rosario, è la tecnica, ma è una tecnica completamente sbagliata. Vedete, per capire le cose del cristianesimo bisogna usare sempre l'ottica dell'amore.
Quando due persone sono profondamente innamorate, si dicono delle cose che se tu le guardi da fuori ti viene la nausea perché dici, troppo dolci questi, no? Guarda la persona amata e dice ti amo, 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 ti amo. L'ho capito, no? Cioè, per una persona, tra virgolette, normale, che è fuori da quel rapporto, dice gliel'hai detto una volta, io penso che sia chiaro, no? Questo bisogno di dire ti amo, ti amo, ti amo, è un bisogno che nasce dall'amore. E effettivamente, le centinaia di volte con cui un innamorato si rivolge alla persona amata e gli dice ti amo, apparentemente sembrano sembra un eccesso, ma in realtà non è un eccesso, è una modalità attraverso cui quella persona, in una semplicità totale, sta stabilendo un rapporto con quella persona, con la persona amata. Ora, il rosario è una serie di 50 Ave Marie che, guardate così, tu dici quando finiranno? Io racconto sempre questa storia che è la mia esperienza, ovviamente, quindi prendetela con le pinze, soprattutto prendete ciò che è utile. Io non ho vergogna a dire che il rosario l'ho imparato in chiesa perché me l'ha insegnato una signora della mia parrocchia. A casa mia non si è mai recitato il rosario e non è stata mia madre o mio padre o altri parenti a far questo. Loro l'hanno imparato, ma dopo di me, non prima di me. Quindi è qualcosa che io ho appreso in chiesa ed ero bambino. Tra l'altro, tutta la mia famiglia era quello che magari frequentava un po' di più la parrocchia. E quindi questa signora si era presa a cuore di insegnarmi questa preghiera del rosario che io non capivo. Però non so perché i bambini sono così, hanno un'affinità con le cose, anche se non le sanno dire. Avvertono le cose vere di pancia, a differenza di noi adulti, che subito ci domandiamo, sì, ma che mi serve? Perché se una cosa non serve, tu la butti. Infatti le crisi di coppia succedono proprio per questo. Magari la moglie dice, ma perché non mi dici mai ti amo? Lo sai, perché te lo devo dire? Viviamo insieme da 30 anni, non basta? Sì, è vero, è un'evidenza, ma quando tu entri in questa logica in cui è scontato questo, è pesante per chi sta in quel rapporto, viverlo quel rapporto, perché le cose vanno dette. Ora, un bambino non fa questo, non ti dice a che serve, capisce che è vero e lo fa. E quindi io avevo questa abitudine, ogni sera mi mettevo a letto e mi dicevo il rosario da solo. E come tutti i bambini avevo sviluppato una tecnica tutta mia, avevo un orologio elettronico di fronte e facevo a gara con me stesso ogni sera quanti minuti in meno riuscivo a... Quindi immaginate che il rosario che riuscivo, Ave Maria piena di grazie, Signore, con attenzione, vi racconto questo perché, per dirvi che c'è proprio l'innocenza anche di questo, cioè di dire faccio questo non perché sto a fare un favore alla Madonna, a Dio, eccetera, è una cosa che avverto che mi piace, avverto affinità e lo faccio come fa un bambino. Un bambino fa questo. Non vi scandalizzate, ma i pastorelli di Fatima, i tre pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia, prima dell'apparizione, erano persone semplicissime, molto ignoranti, bambini. Loro erano abituati a dire il rosario, nella loro semplicità, sapete cosa facevano? Per dire il rosario e sbrigarsi perché dovevano giocare, dicevano 50 Ave Maria, solo Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ma è bellissimo, ma immaginate la Madonna, cioè nel sentirsi rivolto ma non è Maria che ha bisogno della nostra preghiera, cioè dice, sai, si arrabbia se non gli dico Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. E che vede l'atteggiamento del cuore che uno ha in quel momento. Quindi quei bambini in quel momento lo esprimevano così, dicendo 50 volte Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. È la preghiera del cuore, è la preghiera dei puri, è la preghiera di chi ama. Poi passa il tempo, diventiamo grandi, nasce in noi questa natura economica di ottimizzare le cose. E tu capisci che una preghiera bellissima, una preghiera contemplativa come quella del rosario, non è più tra le cose utili, non è più tra le cose utili e la eliminiamo. Ma in realtà abbiamo tolto qualcosa di essenziale perché eliminando Maria e questa particolare devozione a Maria, abbiamo tolto consistenza a Gesù, alla persona di Gesù. Non riusciamo più a guardarlo con gli occhi della madre. Veniamo a noi. Qual è il nostro vero problema? È che ci siamo dimenticati che il rosario è una preghiera contemplativa.
Contemplativa. Contemplativa significa che si realizza soprattutto attraverso la contemplazione, non la meccanica. Quindi il rosario è contemplazione di qualcosa che si sta facendo in quel momento. Voi sapete che il rosario è fatto di misteri, no? Di scene del Vangelo, che in tutto sono quattro: i misteri della gioia, i misteri della luce, i misteri del dolore e i misteri della gloria, che sono divisi per i giorni della settimana. Il lunedì sono quelli della gioia, il martedì quelli del dolore, il mercoledì quelli della gloria, il giovedì quelli della luce e così via. In ciascuno di questi giorni, ad esempio oggi sono i misteri dolorosi perché è un martedì, ci sono cinque scene che vanno contemplate. La prima scena è l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi, la solitudine che vive Gesù in quel momento. La seconda scena è la flagellazione di Gesù alla colonna. La terza scena è l'incoronazione di spine. La quarta scena è Gesù che cammina sul Calvario carico della croce. L'ultima scena è la crocifissione di Gesù. Che cosa significa pregare il rosario? Ecco, torniamo al protagonista principale della nostra fede, lo Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo attraverso la preghiera del rosario? Ci fa calare all'interno di quella scena, e noi, in una maniera misteriosa, è come se diventassimo contemporanei di quello che stiamo contemplando. Ad esempio, nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Che cosa significa pregare il rosario? È stare dentro questa scena, guardando proprio con gli occhi della nostra mente la solitudine, la lotta che c'ha Gesù in quel momento, che non vuole morire, che dice al Padre: se è possibile, allontana da me questo calice, però facciamo come vuoi tu. Ed è così impressione psicologica che suda sangue, che voi sapete che è proprio uno stress fisico, quando è così forte uno gli si rompono i capillari. E i suoi amici si addormentano. E lui rimane solo e si alza, va dagli amici e dice: per favore, rimanete svegli, ho bisogno che voi siate svegli. Poi quelli si addormentano di nuovo. E Gesù è lì e tu, come un bambino, sei dentro questa scena e te lo guardi, gli fai compagnia, gli dici: Gesù, ci sono io con te in questo momento. E per quanto tempo ti aggiri in questo orto degli ulivi? Per il tempo di 10 Ave Maria. Ecco a che cosa servono quelle 10 Ave Maria. E che tu sei in quella scena, con una temporizzazione di 10 Ave Marie, però non è più meccanica, è amore, perché è come se tu fossi un po' in braccio alla Madonna nel guardare quella scena e cominci a guardare Gesù con gli occhi della madre. Immaginate cosa può provare una madre davanti a questo. E tu, che come un bambino stai lì e dici: Signore, non ti posso togliere niente di questo dolore, però sappi che io ci sono, anzi, sappi che qui ci sto anche con dei miei amici che magari in te non credono, ma me li sono portati in questa scena. E stanno contemplando con me perché io posso intercedere, Signore. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E quei 2 minuti, perché tanto durano 10 Ave Marie, sono 2 minuti che noi passiamo davanti a quell'episodio del Vangelo, davanti a un pezzo della vita di Gesù, perché il rosario è una serie di pezzi della vita di Gesù, dall'inizio alla fine. È bellissimo quando cominciate a fare questo, perché quella contemplazione ci cambia in maniera interna, affettiva, perché tu esci fuori da quella scena dopo che l'hai contemplata nel rosario, non come uno che ha fatto qualcosa, ma come uno che ha vissuto qualcosa. Quindi non è che il rosario funziona perché abbiamo detto 50 Ave Marie, non è un incantesimo. Il rosario ha una sua utilità quando riusciamo a tenere insieme questa contemplazione, quindi del cuore e della mente, che non è facile perché alla terza Ave Maria, mentre stai con Gesù nel Getsemani, ti piomba davanti la bolletta della luce che devi pagare, capite? Ti piomba davanti l'esame che devi fare e te ne vai e non sei più presente in quella scena. E poi tu, piano piano, con un'infinita tenerezza, torni di nuovo lì e magari sei all'ultima Ave Maria e dici: Signore, ci sono stato soltanto per 2 Ave Marie davanti a te. Ma non importa, importa il tentativo che tu hai fatto di stare con lui, davanti a lui, con lo sguardo della madre. Vedete, dice: in che senso questo è un esercizio di realtà? Perché sembra un esercizio di fantasia. No, è un esercizio di realtà perché in realtà è lo sforzo che noi facciamo per guardare le cose non dal nostro punto di vista, ma dal punto di vista della madre.
Dice: sì, ma io devo usare la mia fantasia per far questo. Non vi dimenticate dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo fa questo. Usa la tua mente e il tuo cuore in quel momento per dare concretezza a qualcosa che è molto più vera e molto più profonda di quella che tu pensi. Per farvi capire quanto sia efficace, immaginate di stare in spiaggia, la temperatura è ormai quasi estiva, a febbraio. Immaginate di stare in spiaggia e che vi mettete davanti al sole e cominciate a dire: oddio, questo sole è bellissimo, adesso mi abbronzo. Sì, mi abbronzo sicuro e avrò una carnagione bellissima perché questo sole è meraviglioso. Allora fate tutti questi ragionamenti sul sole. Allora, che tu passi 10 minuti a farti questi ragionamenti sul sole o che passi 10 minuti addormentato sotto il sole, ti abbronzi comunque. Cioè, l'azione del sole su di te non dipende da quello che ti passa per la testa o da quello che ti passa nel cuore, ma dal fatto che tu sei realmente presente davanti al sole. Ecco, lo Spirito Santo fa questo. In una maniera misteriosa ci rende realmente presenti davanti a quella scena, anche se la nostra testa si distrae e se il nostro cuore se ne sta scappando da un'altra parte. Ma il fatto che con la tua libertà tu raccogli queste due cose e le porti lì, questo ha un effetto. Esci abbronzato. La contemplazione ti cambia e se tu lo fai oggi, lo fai domani, lo fai dopodomani, eccetera, che cosa succede? Che l'atteggiamento che aveva Maria davanti all'esistenza comincia a diventare il tuo, comincia ad avere la stessa purezza di sguardo, la stessa genuinità nel ragionamento, lo stesso amore nelle cose, la stessa umiltà, lo stesso silenzio, la stessa profondità, lo stesso coraggio, la stessa audacia, la stessa iniziativa. Diventi una persona diversa. Così come alla fine di una stagione estiva, se sei andato al mare, non sei uguale a quando non c'eri andato. Sei abbronzato, sei diverso. Il mare ha lasciato una traccia su di te. Il rosario lascia una traccia su di noi. Lascia una traccia. E non dipende più da noi. Mi sto avviando alla conclusione, tranquilli. Mi piace citare un episodio dell'Antico Testamento. Mosè, quando sale sul Sinai a prendere le tavole della legge, passa del tempo su questo monte. E quando scende dal monte con le tavole della legge, dice la Sacra Scrittura che Mosè doveva velarsi il volto perché, siccome era stato la presenza di Dio, emanava luce. Emanava luce. E la gente rimaneva accecata nel guardare Mosè. E quindi Mosè doveva girare con dei panni che lo coprissero. È bellissima questa cosa, perché immaginate che il rosario fa questo. Anche se tu non te ne accorgi, tu sei trasfigurato di luce. Ovunque vai, porti gli effetti di quello che hai contemplato. Anche dice, vabbè, io vado al lavoro, vado in famiglia, non sei più la stessa persona. Certo, se ti sei fatto 10 minuti di sole in tutta una stagione estiva, dove sta il cambiamento? Non lo vedrai mai. Se hai pregato il rosario una volta dentro la tua vita, dici, beh, dov'è il cambiamento? Mi vedi diverso? Ricordatevi che ciò che fortifica un rapporto, non è l'intensità dei sentimenti, ma il fatto che tu ti giochi la quotidianità con quella persona, cioè ti frequenti. Ti frequenti. Se tu non ti frequenti con quella persona, puoi provare anche dei sentimenti bellissimi, sofferti, finiscono. È il fatto che fai delle cose con quella persona che fortifica il rapporto. Nel cristianesimo funziona uguale. È il fatto che ci frequentiamo con questo Dio che cambia la nostra vita. Non il fatto che proviamo delle cose, per Dio o pensiamo delle cose bellissime su Dio. Ma siamo tutti bravi, eh? Durano 2 minuti però. Ciò che ci cambia la vita è la frequenza. Questo è l'invito del secondo esercizio di realtà. Riprendere in mano il rosario. Ritornare a Maria. Ritornare a dare consistenza alla persona di Gesù Cristo, ridargli di nuovo la carne e il sangue, cominciare a cambiare non più la mentalità, ma lo sguardo sulle cose.